Oggi vi parlo della coltivazione delle patate, ma è un metodo un po' diverso. È un no-dig, cioè senza scavo, vedete che ho messo i cumuli di compost, ma non ho il cassone classico, quindi adesso vi faccio vedere un po' cosa mi sto inventando, no, perché l'ho visto fare, insomma, ma è la prima volta che lo metto in atto, e vediamo un attimino alcuni particolari. Parleremo anche della patata Monna Lisa, molto molto velocemente, e ci vediamo dopo la sigla. Eccoci sul canale, bentornati a tutti, sono Orso. Cominciamo a lavorare un po' all'esterno finalmente, perché non se ne poteva più, Ho ancora il semenzaio ovviamente in piena produzione, farò ancora altri video su quello, ma adesso cominciamo a spostarci un po' all'esterno. Allora, vedete, qui ho fatto due file da 6 metri l'una di compost. L'altezza media, qui si è un po' abbassato perché l'ho messo qualche giorno fa, l'altezza media dei cumuli al centro è di circa 30 cm, che va più che bene per le patate. Non ho scavato il terreno sotto, non l'ho proprio toccato, c'è l'erba, non ho messo niente, neanche il cartone, e non ho messo il cassone, semplicemente perché volevo provare questo tipo di coltivazione. Charles Dowding, quello che sta portando avanti a livello mondiale questo discorso, non usa più i cassoni da molto tempo e volevo vedere un attimino come funzionava. Ovviamente lui fa questo di mestiere, ovviamente ha degli aiutanti, l'erba vicino è sempre tagliata al prato all'inglese, da me non sarà così. Quindi, per ovviare alla futura mancanza di manutenzione, perché chi lavora lo sa che non è che ha tutto sto tempo, metterò della paglia sia al centro per non far crescere subito l'erba che ai lati. La paglia ce l'ho, adesso vediamo un attimino di mettere a dimora le patate, ma prima due parole sulle patate Monna Lisa. La patata Monna Lisa, eccola qui, ne abbiamo due esemplari. È una patata di origine olandese, ha una consistenza pasta gialla, ha un tubero abbastanza grosso, vedete, sono molto ben sviluppate. Anche queste hanno un sesto di impianto che va di circa 70-80 cm tra le file e una ventina di centimetri circa tra un seme e l'altro, tra un tubero e l'altro. Questa è una patata medio tardiva, si raccoglie tra i 90 e i 120 giorni. Se avete esigenze diverse, ovviamente esistono altri tipi di patate con un tempo di raccolta diverso. Vi lascio qui in sovraimpressione alcuni tipi di patate e i relativi tempi di germinazione e di raccolta. Vi ricordo che su orsoincampagna.com c'è una tabella di coltivazione delle patate abbastanza completa, tempi di germinazione, tempi di raccolta, sesto di impianto e quant'altro. Ok, allora solo una parola, io le metterò intere, ovviamente si possono dividere, l'anno scorso lo avevo fatto. Se dovete dividerle perché magari ne avete acquistate poche, potete fare così. Vedete, queste sono le gemme, in questo caso ne abbiamo 1, 2, questa è doppia ma ne contiamo una sola, 3, questa piccolina. Se proprio dovete dividerla, bisogna lasciare una gemma per parte. Ecco, queste due metà hanno buone possibilità di portare avanti poi la germinazione, la piantina. Ve ne faccio vedere un'altra. Questa, che ha soltanto un occhio, una gemma, ovviamente non la possiamo dividere. Questa ha tre gemme posizionate in modo diverso. Ecco, non dico di dividerla in tre, ma anche qua possiamo dividerla in due tranquillamente. Da una parte ne lasciamo una, da una parte ne lasciamo due. Vediamo ora la messa a dimora e poi la pacciamatura con la paglia. Allora, abbiamo detto 25 cm, dai 20 ai 30 cm di distanza tra un tubero e l'altro, e circa 70 cm tra le file. Quindi qui questa volta rispetterò il sesto di impianto, cosa che non ho fatto gli scorsi anni per vari motivi. La profondità di semina del tubero è di circa 10 cm. Ovviamente non andiamo col metro, andiamo a occhio. Ecco, ad esempio, vedete questa? Scendo un po', sfino quello che ho trovato. Perfetto. Visto che il compost è leggermente umido ma non bagnato, un po' d'acqua la darò solo in fase di semina e poi vediamo. Anche se la Monna Lisa richiede un po' di acqua rispetto magari ad altre varietà. Dunque, giusto per capire all'inizio dove l'ho messa, e per farvi vedere la distanza tra un tubero e l'altro, abbiamo detto un 25 cm, quindi ci mettiamo più o meno qui. Ecco, vedete, non c'è bisogno di fare grossi lavori. Ora io ho il compost, faccio il buco con la mano e metto il tubero. Se voi fate una coltivazione diversa, quella tradizionale, avete smosso il terreno, lo avete sfinato, a quel punto o fate il solco e poi ricoprite, oppure fate i fori con il piantapatate o con il piantabulbi, insomma, se ne avete pochi. Oppure se fate una coltivazione un po' più seria, un pochino più abbondante, fate i solchi, mettete i tuberi e poi ricoprite e non ci pensate più. Allora, lavorazione
della coltivazione della patata, periodicamente, quando comincia a venire fuori la pianta, bisogna cominciare a rincalzare e avvicinare un po' di terra alla base della pianta, così che i tuberi non prendano il sole. Se i tuberi che sono sottoterra emergono e prendono il sole, si forma una sostanza verde che è la solanina, che per noi in grosse quantità è deleteria e velenosa. Quindi il trucco è di non far prendere il sole ai tuberi. Per far questo, ovviamente, si avvicina la terra alla piantina, così che facciamo anche una leggera sarchiatura e togliamo le erbacce che ci sono vicino. Se avete fatto i solchi giusti e avete un motocoltivatore o una motozappa, ci passate in mezzo e mentre smuove la terra poi l'avvicinate. Quindi è una cosa abbastanza veloce da fare. Quando si raccolgono le patate, quando la piantina sopra, una volta che avrà fiorito, si sarà seccata. Quando la pianta è secca, si toglie la pianta, si estrae e sotto troviamo poi il gruppo di patate pronte per essere raccolte e conservate a loro volta al buio, mi raccomando. Lo scorso anno vi avevo fatto vedere che se le tagliate, come ho fatto vedere io prima, ovviamente questa operazione non l'ho fatta adesso perché era soltanto per farvi vedere come si tagliano, quali occhi lasciare, quali gemme, ma se avessi dovuto fare le cose fatte bene, una volta tagliate bisognava poi lasciarle riposare un paio di giorni e al buio, in modo tale che la parte tagliata si cicatrizzasse. Se poi ci volete mettere anche un po' di cenere di legna vicino, fate la cosa migliore, perché la cenere di legna è ricca di potassio e, oltre a cicatrizzare meglio la patata, gli dà subito il nutrimento di cui ha bisogno. Parlando di potassio, la concimazione migliore potete fare su una coltivazione di patate è quella con la borlanda fluida. Su unorsoincampagna.com trovate un buon approfondimento sulla borlanda fluida, e estratto dalla melassa della barbabietola, quindi è completamente naturale ed è ricco di potassio, e quindi è la cosa migliore. Dai, vado avanti e poi ci rivediamo con la stesura della paglia, dopodiché ci salutiamo. Bene, questo è il risultato. Ho messo un po' di paglia al centro e ai lati. A titolo soltanto di informazione, 5 kg di patate ci sono stati in circa 6 metri di solco, in questo caso di cumulo di compost. Questo mi fa piacere perché quest'anno volevo coltivarne un po' di più e il mio massimo è sempre stato sui 5 kg, quindi quest'anno raddoppio, quindi prenderò una patata da seme precoce. Adesso vedo la qualità, nel frattempo che farò il montaggio video probabilmente avrò capito qual è, ve la scrivo qui in sovrimpressione. Quindi avrò questa parte che mi matura nel giro di un mese e mezzo, due, e questa parte mi matura in circa 3 mesi, e ho quindi la possibilità di avere un ciclo continuo di patate. Quindi su 2 filari da 6 metri ci vanno circa 10 kg di patate da seme interi, ovviamente, perché se si dividono ovviamente si copre il doppio della superficie. Bene, quest'anno è una cosa nuova, dai, mi piace cambiare, sperimentare. Mi ero trovato benissimo come resa della semina delle patate nel compost, è una resa per me era importante, quindi ho continuato questo tipo di coltivazione, ma ho semplicemente tolto il cassone e pacciamato ai lati e al centro, insomma. Bene, è tutto per questo video, grazie per essere stati con me, lasciate un like, iscrivetevi al canale se vi fa piacere, condividete. Se avete la possibilità mettete qualche patata nell'orto, se avete un terreno sciolto. Se ce l'avete argilloso come il mio dovete fare o l'alleggerimento con la sabbia oppure dovete usare il compost. Grosse soluzioni non ce ne sono, però bisogna arrangiarsi con quello che si ha. Grazie per essere stati con me anche oggi, vi auguro una buona giornata.